Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. La cultura postmoderna decostruisce e revisiona i concetti e le visioni del mondo. Così, oggi molti ritengono che si debba anche rivedere la nozione di speranza. Cos'è la speranza? Qual è la sua fonte o fondamento? Nell'azione precedente abbiamo studiato l'importanza della verità e della comprensione. Questa settimana esamineremo la speranza dal punto di vista della verità biblica su Dio. Dio è la fonte della vera speranza. In tempi di crisi, la speranza di cui abbiamo bisogno non è un desiderio autogenerato, ma una fiducia solidamente radicata nelle promesse di Dio. Fin dai primi momenti della crisi del peccato sul nostro pianeta, Dio ha intessuto la speranza nella nostra storia. Tutta la scrittura parla di speranza nelle vite dei personaggi biblici, nelle profezie, in Cristo. Nella lezione vedremo che Dio allarga il nostro orizzonte affinché possiamo collocare noi stessi e la nostra esperienza all'interno della più ampia cornice del piano di salvezza e degli eventi profetici. Questa realtà è esemplificata nelle vite di Daniele, Abacuc e Giobbe. Inoltre, Dio si presenta a noi come creatore e redentore, come colui che ci ama ed è presente con noi. Ancora, la Bibbia ci mostra che Dio ci rivela i suoi piani con noi e per noi. Non siamo elementi sacrificabili in una crisi, ma parti indispensabili della creazione, della vita e del piano di Dio. Anche se siamo in crisi, Dio non permetterà mai che ci perdiamo. È nella comprensione di questo quadro più ampio che possiamo coltivare la speranza che ci aiuta ad attraversare i crogioli della vita. Capire chi è Dio, che Egli è con noi, che ha piani con e per noi. Questa speranza è la nostra chiamata, la nostra identità, la nostra regola di vita e di missione che portiamo tutti intorno a noi. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Giovanni, capitolo 10, al versetto 10, al 15, versetti 28 e 29.